Una colossale opera musicale ispirata al famoso imperatore romano. Ecco finalmente alzarsi il sipario per Divo Nerone, un'opera rock che debutterà a Roma il 7 giugno presso la Domus Aurea del Colle Palatino, praticamente davanti al Colosseo. Così, nei luoghi che hanno fatto la storia dei fasti imperiali dell'epoca neroniana, la produzione porterà in scena lo spettacolo più discusso degli ultimi anni. Ai nostri microfoni il protagonista del musical, nonché l'interprete del leggendario imperatore della dinastia Giulio Claudio. Nerone è Nerone. Nerone è davvero una responsabilità grandissima. Sono qui in questo circondato dalla storia di Roma, è una responsabilità grandissima, con grandi nomi intorno, quindi per me è davvero un onore grandissimo essere diretto dal maestro Gino Landi, che mi ha aiutato in questo percorso per seguire un Nerone particolare, un Nerone sicuramente molto fresco, un Nerone moderno, nonostante siamo circondati anche da una scenografia e da dei costumi, grazie ai nostri premi Oscar, che sono andati verso comunque una linea storica. 26 tra ballerini, acrobati, 12 cantanti, attori e circa 100 professionisti operanti tra luci, macchine ed effetti speciali, questi sono solo alcuni dei numeri del cast di Divo Nerone. Nonostante le polemiche sul luogo in cui sorge il palco, l'opera andrà regolarmente in scena. I nostri padroni di casa sono la soprintendenza dei beni archeologici. Abbiamo fatto una trattativa che è durata 2 anni, hanno chiesto tutte le garanzie possibili e immaginabili, evidentemente erano soddisfatti. Si prevede un grande successo per il Colossal musicale più grande degli ultimi tempi. Attendiamo solo che il sipario si alzi.